Si è svolta questa mattina, 19 ottobre 2016, presso l'Università Pontificia Salesiana di Roma, la solenne inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017. L'evento ha avuto inizio alle 9:30 con la concelebrazione eucaristica presieduta da Don Ángel Fernández Artime, Gran Cancelliere e Rettor Maggiore della Società Salesiana di San Giovanni Bosco. Il Rettor Maggiore, nella sua omelia, ha invitato gli studenti, docenti e il personale amministrativo dell'Università a farne una vera casa, sempre più una casa, caratterizzata da un continuo interscambio culturale ed educativo. Successivamente, nell'aula Paolo VI dell'Università, il rettore magnifico, Don Mauro Mantovani, ha introdotto il presidente del Senato, Pietro Grasso, invitato a tenere una prolusione dal titolo «Educare alla legalità e ad una cittadinanza attiva e responsabile». Il presidente ha invitato in particolare i giovani a prendere coscienza del proprio ruolo nella vita politica e nelle scelte pubbliche. In una società che spinge all'individualismo e ad una cultura dell'egoismo, i giovani hanno la responsabilità di fare scelte difficili e accettare anche i fallimenti, ma anche di rilanciare con forza i propri sogni e i propri obiettivi. La legalità è la forza dei deboli, è il baluardo che possiamo opporre ai soprusi, alla sopraffazione, alla prevaricazione, alla corruzione. Al termine dell'intervento del presidente Pietro Grasso, la cerimonia è proseguita con un intermezzo musicale, con la consegna della medaglia al docente emerito Don Vincent Raphael e la premiazione degli studenti meritevoli. Il rettor maggiore, Don Ángel Fernández Artime, e il rettor magnifico dell'UPS, Don Mauro Mantovani, sono stati insigniti del Premio Mediterraneo. Ricevere questo riconoscimento è per noi un impegno per il futuro ad essere ponti di comunicazione tra i popoli e costruttori di pace, ha spiegato Don Fernández Artime. Ricevo questo premio non per la mia persona, che non ho nessun merito per questo, ma sì a nome di Don Bosco. Credo che Don Bosco, con il suo sogno e la sua maniera di sognare ai giovani e ragazzi e le ragazze, sia fatto possibile che nel mondo possiamo aggiungere qualche cosa buona e bella. E ha concluso il suo intervento con la proclamazione di apertura dell'anno accademico. In nome del Sommo Pontefice Francesco, inauguro e dichiaro aperto l'anno accademico 2016-2017, 77° della fondazione dell'Università, possa la benedizione del Signore, per l'intercessione materna di Maria Vergine e il patrocinio di San Giovanni Bosco, padre e patrono dell'Università, precedere, accompagnare e concludere le nostre fatiche e guidarci costantemente sulle vie della verità, della giustizia e della pace.